Super Mario preoccupato per le bordate del Ducito contro Banca Italia, Draghi ha il telefono con Roma. Visco prepara la controffensiva ma teme di finire nel tritar carne della campagna elettorale. Meno che è sempre grande attenzione sulle vicende delle singole banche centrali aderenti, ma la BCE si guarda bene dall'intervenire in questioni che sono espressione del dibattito politico interno a un paese. La nomina di un governatore non è materia che ci compete, spetta ad altri. Risponde così l'alto funzionario della Banca Centrale Europea a cui chiediamo di commentare il blitz del PD renziano sulla ricandidatura a governatore di Ignazio Visco. Poche battute, apparentemente di circostanza, ma che trasmettono inequivocabile il segnale che il faro della BCE è già acceso. Ai membri del board di Francoforte, che ieri guardavano verso l'Italia con curiosità mista ad apprensione, non è sfuggita l'ombra che in poche ore si è allungata su Via Nazionale, perché se si espandesse fino alle estreme conseguenze potrebbe davvero minarne l'autonomia e l'indipendenza. Per questo in mattinata l'attenzione nella cabina di regia dell'Eurotower dalla quale partono gli ordini di acquisto dei bond europei nell'ambito del programma che, si è di ora in ora fatta più vigile. Il rischio che alla lunga lo scontro istituzionale in atto approdi sui mercati, con effetti che si possono intuire sul fronte dello spread BTP Bund, non è infatti così peregrino. Di qui la giusta preoccupazione del presidente Mario Draghi che più di una volta nelle ultime 24 ore avrebbe chiesto aggiornamenti sulla vicenda. Preoccupazione giustificata, quella di Draghi, visto che sebbene fin dal primo mattino sia da Palazzo Chigi che dal Quirinale siano partiti gli inviti a stemperare le tensioni, per tutta la giornata Matteo Renzi non ha smesso di ribadire la necessità di discontinuità nella gestione della vigilanza bancaria. E a nulla sono valsi i richiami che così facendo di fatto metteva in gioco l'indipendenza di un ente che è parte di un sistema disciplinato dal trattato UE, che perciò ha valore di norma costituzionale, finalizzato a impedire che la banca centrale di un paese finisca nella folta schiera dei soggetti esposti agli umori della politica, alla stregua di una municipalizzata o poco più. Non è perciò difficile immaginare che per l'Eurotower in queste ore è massima aspirazione che si giunga al più presto, e senza ulteriori sconquassi, alla nomina del nuovo governatore, persino al di là della figura di Visco, sebbene il suo nome agli occhi di Draghi sia quello che meglio incarna la stabilità necessaria per completare il processo di risanamento-rilancio del sistema creditizio, in una fase in cui le sofferenze bancarie sono considerate ancora problematiche e comunque al top delle classifiche europee. Se c'erano dubbi sul fatto che i lavori della commissione d'inchiesta sulle banche avrebbero offerto momenti di alta tensione politico-istituzionale, l'episodio d'esordio è la rappresentazione plastica di ciò che si va preparando nelle aule di Palazzo San Macuto. E se le domande dei membri della commissione si faranno serrate, come è assai probabile visto anche il clima elettorale che incombe, si può stare certi che da parte degli esponenti della Banca d'Italia, e non è detto che i soli auditi siano Visco e il capo della vigilanza, Carmelo Barbagallo, si risponderà a tono per dimostrare che la Banca d'Italia, per dirla con le parole del governatore, ha fatto interamente il suo dovere nelle varie funzioni svolte, con competenza e coscienza.